più o meno quella era senza biglietto, ad Atene Scandescenze, insomma, stava con la ragazzina e voleva a tutti i costi che scendesse per menarmi. A un certo punto si è fioccato per prendere le chiavi, là l'ho bloccato e purtroppo non è intervenuto nessuno. Per evitare, siccome si dimenava, per evitare di fargli male, l'ho lasciato, quando si è girato mi ha dato un pugno. Quindi, e poi mi voleva buttare con questo intento di buttarmi fuori dall'autobus per menarmi. Questa è l'incredibile, purtroppo non unica esperienza che ha riguardato un autista della tua. Nel giro di una settimana, quattro sono state le aggressioni. L'autista, del quale per motivi di privacy ascoltiamo solo la voce, grazie a Patrizio Gobeo, segretario generale FILT CGIL Chieti Pescara, che denuncia da tempo simili episodi, racconta l'aggressione di ieri da parte di un minore al terminal bus di Pescara, mentre l'auto era in partenza per L'Aquila. Il minore, accompagnato da una ragazzina che ha cercato in tutti i modi di dissuaderlo, avrebbe dovuto scendere a Chieti Scalo. La lucidità dell'autista ha permesso che la situazione non degenerasse ulteriormente, anche se a prendere un pugno in un occhio è stato lui. Sì, in effetti siamo al quarto evento che vede coinvolto sempre un collega della tua. Ieri al terminal bus, dove un ragazzo ha aggredito il nostro collega, in quanto non aveva titolo di viaggio né per sé né per la sua amica, e si è scagliato senza una particolare motivazione verso il nostro collega. Noi chiediamo una cosa molto semplice all'azienda: vogliamo essere tutelati sul posto di lavoro. L'azienda in questo momento non può pensare a altre priorità, ma bensì deve pensare alla sicurezza dei propri dipendenti. Mi scusi, innanzitutto come sta? Eh sì, vabbè, sono stato fino alle 5 a pronto soccorso, quindi assonnato, c'ho un livido all'occhio, mi fa un po' male, però insomma voglio dire, fiero, felice di aver evitato il peggio, insomma, perché la ragazzina era comunque evidentemente minorenne, anche se più alto di me, era 16-17 anni, quindi la paura era quella magari di fargli male, quindi cioè, stavo con l'idea che stavo in servizio. E la paura di far male a un minore, insomma, quindi fiero che le cose siano andate così. Certo, ci ho preso un pugno, ma ovviamente se l'intento di uno è picchiarti e quello dell'altro ti evita di fargli male, è chiaro che è andata bene così. Cosa chiedete? Chiediamo tutela, chiediamo che l'azienda si adoperi. Noi abbiamo la possibilità di poter utilizzare anche il personale inidoneo che possa darci un supporto sia in partenza dal terminal bus o anche durante il tragitto. Beh, noi chiediamo che si faccia non repressione, ma bensì prevenzione.